Strana democrazia. Stiamo accettando, oltre alla dittatura dei decreti, quindi tutto quello che naturalmente ognuno coltivando la paura accoglie quelle misure senza ribellarsi, e forse ha ragione anche di non ribellarsi, prima di tutto la vita, prima un vivere. E però le decisioni, le scelte, le commissioni che vengono fatte per limitare la libertà di parola, oltre a tutto quello che viene fatto per limitare la libertà del contagio, quindi sono due cose che vanno viste in termini diversi. La posizione assunta dal governo rispetto alla libertà d'opinione meriterà un intervento a parte. Io adesso mi chiedo semplicemente il funzionamento, cioè un presidente della Repubblica, non eletto dai cittadini, ma eletto adesso, come forse sarà anche nei prossimi mesi, da una Camera, anzi dalle due Camere, non più a 1.000 deputati, ma a 600. E quindi viene nominato mentre il Parlamento continua ad avere 1.000 deputati. Quindi già questo fa capire che c'è una scollatura fra le due cose, ma immaginiamo che tutto rimanga com'è, cioè 1.000 parlamentari, alcuni delegati regionali, eleggono un Presidente della Repubblica, che spesso nessuno conosce, che viene trovato sempre per ragioni politiche da chi sta nella maggioranza, in questo caso fu Renzi, che individuò un democristiano dimenticato che si chiamava Mattarella, giudice costituzionale, lo impose anche all'opposizione, mettendosi in conflitto con Berlusconi, ma alla fine fu eletto, la maggioranza era quella. Quindi viene eletto da parlamentari di una maggioranza che non c'è più. Quella maggioranza che non c'è più è quella che ha fatto diventare presidente Mattarella. Mattarella nomina un presidente del Consiglio non eletto, non è la prima volta, l'ha fatto con Letta, l'ha fatto con Renzi, è capitato. È capitato che Mattarella abbia scelto non chi ha vinto le elezioni, era chiaro, le elezioni le ha vinte il centrodestra, anche se con una maggioranza relativa, e no, ha scelto neanche uno che ha perso le elezioni, alleato con altri che hanno perso, che messi insieme fanno una finta maggioranza. No, ha scelto uno della strada. Quindi abbiamo un presidente non eletto dai cittadini che nomina un presidente del Consiglio non eletto dai cittadini. E questo fa un certo effetto, perché poi il presidente non eletto dai cittadini rimane magari per un tempo lungo in virtù dell'epidemia e nomina dei ministri, indica dei ministri, anzi è il presidente che li nomina. E questi ministri sono in parte ministri non di un partito, ma di un non partito, di 339 deputati e senatori in Parlamento, non per i loro voti, ma per i voti di Grillo che non c'è. Pensate a che paradosso democratico. Quindi noi abbiamo dei ministri, la ministra dell'istruzione, il ministro dello sport, il ministro della giustizia, il ministro degli esteri, figure importanti, che non hanno avuto voti loro, sono stati eletti perché è stato votato il partito di Grillo che non c'è. Grillo ha preso tutti i voti, cosa che dico da sempre, senza candidarsi, e al suo posto ha mandato avanti una folla di sconosciuti che hanno preso i voti suoi, voti d'opinione, che sono stati moltissimi, che sono andati all'idea di Grillo, di un partito non partito, e all'idea di una persona che chiamava quei voti, che poi venivano lentamente a calarsi in tutti quelli che erano nelle liste, sconosciuti a tutti, eletti per caso. Quindi abbiamo un Presidente della Repubblica non eletto, che nomina un Presidente del Consiglio non eletto, che nomina dei ministri eletti per caso. Ecco, questa è la sostanza della nostra democrazia. Ministri eletti per caso, che non hanno fatto niente della loro vita, messi nelle liste, quindi eletti in Parlamento, regolarmente, ma attraverso un procedimento illusorio. Si è messa davanti una faccia, la faccia di Grillo, si è votato Grillo, e quelli che sono entrati in Parlamento sono tutti meno che Grillo, che ha preso tutti i voti. Tutti li ha presi lui. Gli altri hanno preso, alcuni sono stati attraverso delle piccole primarie candidati, avendo raccolto per sé 200 voti, 300 voti, 50 voti, 80 voti, che non servono a eleggere neanche il consiglio di un condominio. Ebbene, noi abbiamo quindi
presidente della Repubblica non eletto, che nomina un presidente del Consiglio non eletto, scelto peraltro prevalentemente da 5 Stelle, indicato da loro, e dei ministri senza nome, ministri eletti per caso, ministri eletti regolarmente, ma al di fuori di un voto a loro. Quindi la democrazia non c'è, nessuno di voi ha eletto queste persone che ci governano. Come si può avere un governo dei non eletti? Come si può avere un governo in cui dal Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, ai ministri, nessuno è stato eletto da nessuno? E quelli che hanno preso i voti non ci sono. Renzi non c'è più, ed è lui il grande elettore di Mattarella. Di Maio è il grande elettore, grande si può chiamare grande Di Maio, di... come si chiama il nostro Presidente del Consiglio? Giuseppe. Conte, ecco, è il grande elettore di Conte, che non ha mai fatto, non è mai partecipato ad alcuna elezione, non è mai stato eletto, non ha mai avuto alcun voto, ed è lì ormai da un tempo lungo senza essere stato eletto da nessuno. E poi ha chiamato vicino a sé, naturalmente quelli dei partiti che lo sostengono, questo è inevitabile, che sono persone non elette ma nominate attraverso un procedimento democratico che fa scendere i voti dal primo degli eletti che non si è candidato, Grillo, all'ultimo dei candidati che è lì per caso, per caso. Quindi un governo per caso. Ecco, volevo dirvelo perché sia chiaro che ogni volta che li vedo in televisione, che veda un ministro o che veda il Presidente del Consiglio, penso, ma chi li ha eletti? Dove li hanno trovati? Dov'è la democrazia? Dov'è finita?